Sindaco, benvenuto sul mio sito, su montefino.info, ha seguito i miei comizi che ho ripreso, ha fatto un buon lavoro. Ringrazio il sito di montefino.org per il servizio di informazione che ha dato a tutti i cittadini di Montefino e anche i cittadini che sono al di fuori di Montefino e che volevano seguire comunque le sorti di Montefino. E colgo l'occasione che mi dai come gestore del sito di ringraziare tutti i cittadini di Montefino che hanno voluto la riconferma mia come sindaco e ai miei collaboratori della lista Uniti per Montefino, un riconoscimento che per noi è andato oltre ogni più rosea aspettativa. E questo ci inorgoglisce personalmente perché vincere è comunque una soddisfazione personale, ma io andrei oltre la soddisfazione personale perché per le modalità che noi abbiamo adottato e seguito durante la campagna elettorale, parlando solo di cose fatte, di cose realizzate, di servizi dati e di proposte per il prossimo quinquennio, c'è stata una risposta da parte della cittadinanza che probabilmente, anzi sicuramente, ha apprezzato il fatto che Montefino è stato spesso sugli scudi per parecchi motivi e questo lo ha portato anche ad esempio per altri comuni. Faccio subito un annuncio che proprio per testimoniare quella promozione del territorio che è stato oggetto anche della nostra campagna elettorale, una discussione accesa con la controparte, proprio per dire che abbiamo già iniziato a promuovere il territorio, che il 18, 19 e 20 luglio prossimo, quindi tra 20 giorni, il comune di Montefino è ospite gratuitamente alla manifestazione mediterranea che si terrà al porto turistico di Pescara. Questo perché noi apparteniamo al circuito Città dell'Olio, che è stato ospite della Camera di Commercio di Pescara che organizza questo evento sull'eccellenza d'Abruzzo, e noi possiamo promuovere con uno stand offertoci uno spazio datoci gratuitamente, ripeto, dalla Camera di Commercio, quindi a costo zero per il comune di Montefino, uno spazio in cui potremmo promuovere il nostro territorio, quindi proponendo le bellezze artistiche, paesaggistiche e architettoniche che abbiamo noi, e in più promuovendo i prodotti della nostra terra. Abbiamo fatto una riunione con i produttori che vogliono esporre i loro prodotti e passare alla vendita potranno usufruire di altri stand messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Attualmente questi sono siti a pagamento, mentre il nostro come comune è gratuito, però noi andremo a fare promozione turistica intesa in senso globale per la nostra comunità e il nostro territorio. Le aziende che vogliono andare di Montefino, due già hanno dato la loro disponibilità, andranno a promuovere il territorio con i prodotti. Sindaco, senta, in questi 4 anni passati si sono fatte delle cose, quello che si è fatto deve essere illustrato nei comizi. Nei prossimi 4 anni che cosa è importante per Montefino e cosa pensate di fare per Montefino, per i giovani, per il territorio, per insomma per chi aspetta delle cose, perché il momento è difficile. Allora, diciamo che noi le opere pubbliche le abbiamo realizzate, quindi non saranno sicuramente il nostro cavallo di battaglia. Il nostro cavallo di battaglia sarà più saranno più determinanti le azioni che andremo a compiere sul lato sociale, sul lato delle attività di servizi alla popolazione, di servizi alle aziende e ripeto, la promozione del territorio che potrebbe comunque aggiungere del reddito e del lavoro se si riesce ad entrare a colpire quella nicchia di turismo che guarda la qualità della vita, la qualità dell'ambiente, la qualità degli alimenti e che comunque è un turismo
che può comunque portare grosse quantità di economie in quella di Montefino. Se pensiamo che ripensiamo ai modelli di agriturismo, allora si potrà effettivamente avere un reddito aggiuntivo per i nostri territori. Se pensiamo a una cooperativa che sì, possa promuovere i nostri prodotti e funga anche da garanzia per questo tipo di prodotti, e stiamo pensando a una cooperativa, ne ho parlato già con il dottor Vanni, sulla falsariga dei tesori del Vomano. È una cooperativa che andremo a costituire, ho parlato già con alcuni operatori privati, inutile dire che sono gli stessi che aderiscono, che hanno trovato interesse per Città dell'Olio, ma qui cominciamo a parlare di prodotti che vanno anche di prodotti di consumo, dalle conserve di pomodoro a tutto quello che è la filiera alimentare che appartiene alla tipicità abruzzese, che possiamo portare con una certificazione di garanzia. Questo può essere il futuro per creare nuova occupazione, per creare integrazione del reddito nelle famiglie. Quindi il futuro è meno industriale, più turistico e più... Sicuramente, l'industria manifatturiera sicuramente non è il futuro dell'Italia. Purtroppo abbiamo molti competitor per la manifattura che lavorano a costi enormemente più ridotti rispetto ai nostri, quindi lì, se escludendo soltanto le produzioni di eccellenza, il resto naturalmente abbandonerà il territorio italiano. Sindaco, senta, dopo la campagna elettorale, dopo i panini, sono arrivate le bollette, purtroppo i montefinesi, bollette, diceva... Della ex Tarsu Tares, quest'anno si chiamerà Tari. Quindi allora siamo... Il momento è difficile, il dibattito costa di più, costa di meno, si paga di più... Il livello di tassazione, l'ho detto, non è che dipende dal comune. Il comune può essere più o meno bravo a gestire il servizio e quindi a rendere meno oneroso per il cittadino, tant'è che io ho mostrato in campagna elettorale il raffronto tra le tariffe di Montefino e tariffe elettriche. Noi siamo fortunati, almeno siamo fortunati come comune, come cittadinanza, perché abbiamo già la copertura del 100% del servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi urbani. Ora, a sentire le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, dicono che la Tari dovrebbe essere più leggera. La Tari è la tassa che va a sostituire la vecchia Tarsu, che era la tassa sui rifiuti solidi urbani, diventata nel 2013 Tares. Quindi la Tari dovrebbe essere un po' più leggera. Noi abbiamo previsto, nel momento in cui attiviamo al 100% le famose casette, dei corposi sconti per i cittadini utenti di Montefino. Considerate che le prime bollette che sono arrivate, quelle sono acconti, sono acconti, due rate del 25%, quindi entro luglio si pagherà il 50% di quello dell'anno scorso. Poi in base a quello che riusciamo a fare gli sconti arriveranno la terza e la quarta rata, che sarà settembre e novembre. Comunque però, il vostro impegno è per far risparmiare in un momento di difficoltà. Oltre quello che si è pagato l'anno scorso non si andrà, anzi qualche cosa di meno con gli sconti di chi aderirà alle varie proposte dei servizi che facciamo noi. Poi naturalmente altra cosa sarà la TASI e altra cosa è stata l'IMU, perché quello sono imposte che naturalmente ci vengono imposte dal comune e dal governo. Senta, l'opposizione, la persona di Silvio Giancarlo ha fatto proposte anche utili, turismo, internet. Pensa che di riprendere qualche proposta fatta nei comizi? Io ripeto quello che ho detto nella seduta di insediamento. Che abbiamo anche ripreso. Noi siamo aperti a qualsiasi proposta che sia proposta. Noi vogliamo che il Consiglio sia un momento di discussione, non sia un momento in cui ci si assenta e non si partecipa oppure si voti solo contrario. Le proposte noi le abbiamo sempre accettate quando ci sono state. È naturale, il tempo dimostrerà la bontà di quello che si dice, di quello che si fa in Consiglio Comunale.
Le faccio una domanda che forse è un po' stupida, la mia contrada, Crocetta, purtroppo ha perso il bar sul piano sociale, ha perso tanto, il comune nulla può per questo, però non so. Allora, il bar dispiace che quello è il momento di aggregazione, perché nel bar ci si ritrova nel paese, domanda stupida, domanda stupida, ci si ritrova. È sociale. Quello che mi viene da pensare invece è che è come constatare che ci sia una difficoltà a intraprendere un'attività. È strano che si chiudono due attività, uno è il forno, sì, l'altro è sì, il bar, e prima è chiuso da poco, quindi non è che non è detto che non ci sia, certo, altro che possa da poco, però è preoccupante che nonostante non ci sia lavoro, non ci sia qualcuno che voglia subentrare con un minimo di rischio a intraprendere un'attività come quello che può essere nel forno. In genere non si è visto mai che un fornaio abbia patito di difficoltà economiche. In genere i fornai sono stati, non dico gli artigiani più fortunati dal punto di vista della redditività, però è strano, ecco, che chiuda un forno e nessuno si sia fatto sotto per rilevare l'attività. La stessa cosa dicasi per il bar: si vuole che il bar tra 15 giorni riapre, quindi tutto quello che abbiamo detto non vale per il bar, rimane solo per il forno. Quindi c'è molto da fare per... No, questo dipende un pochettino dalla mentalità di chi deve vuole lavorare, perché intraprendere un'attività, naturalmente intraprendere un'attività è costosa dal punto di vista economico, è costosa dal punto di vista dell'impegno, perché l'attività propria non limita al solo orario o di apertura di un'attività, ma si estende a tutto il contorno dell'attività. Senta, le faccio un'altra domanda un po' banale: lei di Bisenti, Bisentino, giusto? Qual è il paese che ha nel cuore, Montefino o Bisenti? Ma io ormai mi sento montefinese a tutti gli effetti, ci vivo dal 1987, e ormai sono 27 anni, i miei figli sono cresciuti qua, hanno fatto scuola qua. Certo, io per le mie caratteristiche non parlo nessun dialetto, perché purtroppo ho avuto la mia vita tripartita tra Montefino, Bisenti e Castiglione, quindi non ho l'accento dialettale tipico di Bisenti, di Montefino e di Castiglione. Dico che ormai comunque viviamo in un mondo che ormai è intercomunale, perché c'è la scuola calcio che è intercomunale, tra poco ci sarà la scuola intercomunale. Io di Montefino ho apprezzato la beltà del posto, la qualità dell'ambiente, naturalmente le persone le ho conosciute col tempo, poi la stima con alcune persone, l'amicizia con altre, poi quello è un fatto personale, è inutile dire che ho amici a Montefino come sono rimasti amici di Francia e Bisenti, ma l'amicizia poi è un fatto personale. Montefino mi è rimasto nel cuore perché mi sono appassionato alla storia di Montefino con l'amico Gino Patricelli, abbiamo riscoperto Misantone, e ripeto, speriamo l'anno prossimo poter finire. Con l'associazione Monzicus che lei ha fondato, ha creduto. Anzi, in giorni c'è il Festival della Senata che è arrivata alla 13ª edizione, quindi cominciamo ad avere numeri abbastanza importanti anche per la continuità che si danno a queste manifestazioni. Speriamo l'anno prossimo di poter festeggiare il 200 anni dell'istituzione del Comune di Montefino e dare risalto alla storia di Montefino, ma non per dividerci, ma anzi, conoscere il passato serve per poter programmare il futuro, e questo non significa chiudersi nella rocca del comune, che vende la spada tratta il comune di Montesecco o di Montefino. Ormai siamo Valpino, ormai ci siamo proiettati in una visione che comunque è intercomunale, e questo sarà il futuro. Inutile piangere sul passato e ricordare i fasti del passato, quando il futuro ci riserverà comunque una condivisione con gli altri comuni, comunque servizi associati e economie che dovremmo fare
perché è questa la realtà economica attuale. Sindaco, vi ringrazio. Il sito è a disposizione, se lei vuole, ogni 2 o 3 mesi per informare i cittadini, perché secondo me il problema molte volte è di comunicazione, le cose non si sanno, i cittadini non partecipano, non pensa che sia un po' così. Ma guarda, io spero fatti, a parte le carte che sono prese lì, però sì, nessuno le parla a legge, diciamo. Secondo me il problema è che i cittadini, anche io, non sono informato. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, un'informazione oggettiva su quello che si fa, sulle scelte di tutti, sarebbe importante. Sì, sì, allora ci daremo un appuntamento che non dico che sia trimestrale o semestrale, ogni volta che ci saranno comunque cambiamenti importanti, è bene che la forma che di informazione, che non sia di propaganda per quello che si fa, e di informazione, quindi accetto l'invito, ogni qualvolta ce ne sarà bisogno, sfrutteremo, scusa se uso la parola sfruttare, almeno accoglieremo la opportunità che ci dà il sito di mondefino.org per poter pubblicare e divulgare notizie relative ad atti del comune che sono di interesse per tutta la l'ultima cosa che ti chiedo, anche banale, c'è qualcosa che vuole dire a chi l'ha votata e a chi non l'ha votata, perché poi a chi ha votato grazie, a chi non ci ha votato grazie lo stesso, perché comunque siamo in una democrazia, non è che chi non mi ha votato non avrà o non godrà dei servizi del comune, ci mancherebbe altro. Questo è il sale, il voto è il sale della democrazia. Se non ci fossero contrapposizioni democratiche, non si vivrebbe in maniera compiuta la democrazia. I cittadini che non vanno a votare probabilmente avranno avuto le loro ragioni, possono essere ragioni personali, ragioni di altra natura, ma rimane lo stesso che il rispetto. Lei sarà il sindaco di tutti. Ma questo sì. Spero di esserlo stato nel passato quinquennio, mi sforzerò di esserlo in questo che stiamo per iniziare. Se ho fatto qualche errore, spero che l'errore sicuramente è stato fatto in buona fede, ma correggeremo il tiro per non scontentare o comunque non fare torto a nessuno. Grazie. Arrivederci.